Sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Oh mio Dio! Giovanni, scrivi alla chiesa di Efeso: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice, perché si converta e cambi vita. Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo a tutte le comunità dell'Asia. Sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Scrivi dunque le cose che io ti mostrerò. Esse sono un messaggio per tutte le chiese del presente e del futuro. Vieni, ti mostrerò le cose che devono accadere. Entrai nella porta del cielo. C'erano 24 vegliardi avvolti in candide vesti, con corone d'oro sul capo e 4 esseri viventi. Benedite, fuoco e calore, il Signore. Benedito.
il Signore. Benedica la terra, il Signore. Benedite venti tutti, il Signore. Tu sei degno, oh Dio nostro, di ricevere gloria, perché tu hai creato tutte le cose. Vi era un mare trasparente, simile a cristallo. Ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono c'era un rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. 7 sigilli. Sì, per custodire la storia dell'umanità, il passato, il presente, il divenire, la vita, la verità. Chi è degno di aprire il libro della storia e scioglierne i sigilli? Chi potrà svelare il vero senso delle cose che Dio ha preparato per noi? Nessuno in cielo, né in terra, né sottoterra è in grado di aprire il libro e leggerlo. Nessuno ne è degno. No. Oh mio Dio, no, ti supplico, Signore, fa che qualcuno apra i sigilli. Questa è la nostra unica speranza, la nostra unica speranza. Giovanni, basta. Sono solo un uomo, perdonaci, Signore. Oddio, allontana le ombre dal mio cuore. Fa che io sia degno della tua chiamata. Fa che io sia degno di te. Rendimi degno della tua luce. Non piangere più. Guarda, il Messia ha trionfato. E sarà lui ad aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Vieni, esci vittorioso per vincere ancora. Ecco la potenza del risorto. Ecco il cavaliere che vince la morte. We'll be right back.
è colui che fa sì che gli uomini si uccidano a vicenda. Perché ha questo potere? Perché gli uomini sappiano dove li conduce l'odio. Per il mondo la miseria e la fame. E l'ingiustizia, il frutto dell'egoismo dell'uomo. Peggiore di tutti i flagelli. Qual è il suo potere? Ha il potere più terribile che esista. Quello della morte. Per ricordare al mondo che solo in Dio c'è la vita. Affinché gli uomini ritornino a lui e gli rendano gloria. Chi può fermare tutto? Solo l'amore di colui che ha dato la sua vita per noi. La morte non avrà mai l'ultima parola.